Questa puntata è offerta da Il Ponte, assistenza e cura a domicilio. Di Al Caffè Letterario abbiamo il grande piacere di parlare, di conversare con Manuela Mazzi, la scrittrice locarnese ben conosciuta qui e altrove, autrice di parecchi romanzi, ma oggi parleremo di una sua opera che ha avuto davvero un buon successo, quantomeno in Ticino, ma non solo, visto che è un'opera pubblicata in Italia. E si tratta del breve trattato sui picchiatori della Svizzera italiana negli anni Ottanta, e quindi a Manuela Mazzi, che è una persona rutilante, che ci crede, che scrive, che immagina, che crea, vorremmo chiedere per prima cosa, ma Manuela, come ti è venuto in mente di scrivere un breve trattato poi sui picchiatori? Dopo tanti libri di narrativa, che tipo di libro è questo tuo breve trattato? Allora, in verità, intanto grazie di avermi invitato. La tua domanda la suddividerei in due. Il tema è una cosa, la struttura è un'altra. Il tema arriva da una proposta di un ex giovane picchiatore che mi scrisse dicendo di non essere pentito e che mi invitava, mi chiedeva se fosse interessata, insomma, a raccogliere la sua biografia, diciamo così, adolescenziale. Chiaramente, da giornalista, mi sono lasciata attrarre dalla sua proposta. Ho raccolto una lunga intervista da questo picchiatore, che poi è diventata la prima scheda, quella di Matt. E poi mi sono tenuta questo materiale in mano per un bel po' di tempo, perché non sapevo veramente che cosa farne. Mi sembrava troppo incentrato, tra virgolette, solo sulle risse per poterne fare una biografia. Sarebbe diventata pesante. In verità, secondo me, lo è comunque una biografia, la biografia di Matt, anche se non romanzesca, anche se la struttura, appunto, è diventata altro. È diventata altro perché? Perché a un certo punto ho cercato di scegliermi un narratore. O meglio, prima ancora di questo, avevo parlato con Giulio Mozzi, autore italiano abbastanza molto noto, che mi aveva detto: beh, se non riesci a maneggiare tutto questo materiale in una narrazione, io poi a un certo punto avevo pensato a un giallo, visto che negli ultimi romanzi faccio gialli, thriller, però avrei usato solo poche parti del materiale che avevo. E lui mi ha invitato invece a potenziare in pratica quello che avevo, dicendomi di: ma perché non fai un libro catalogo? Un libro catalogo che non doveva essere proprio un'inchiesta giornalistica, un trattato, ma solo un elenco di biografie di picchiatori. Io dopo 5 picchiatori, no, dopo 10 picchiatori liberi, di cui praticamente 9 me li sono inventati sulla base dell'intervista che ho fatto, ovviamente, a Matt, che è un nome di fantasia anche quello, chiaramente. Volevo parlare anche dei giovani picchiatori di Losone, che erano i più famosi all'epoca, e quindi mi sono detto: vabbè, senti, ma io faccio anche 10 schede di bande. Dopo 10 schede di bande mi sono detto: sì, però avevo trovato un sacco di articoli, di giornali, di vicende, ho detto: potrei inserire anche degli articoli. E appena ci siamo resi conto che il materiale che avevo in mano poteva diventare un finto trattato. O un trattato, per definizione, è approfondito. Noi, mettendo, perché il titolo si è inventato Giulio, breve trattato,
era già un messaggio che volevamo veicolare al lettore dicendo guarda che è una finzione, perché un breve trattato non esiste, o un trattato è qualcosa di diverso. E una volta che ho messo insieme tutto questo materiale mi serviva una cornice, quindi mi sono inventata un giornalista ticinese di Ticino Sera, un giornale che non è mai esistito in Ticino chiaramente, neanche giornalista. Ho fatto sì che narrativamente fosse deceduto dopo aver raccolto diverso materiale e il mio ruolo sarebbe stato quello, sempre narrativamente parlando, di prendere tutto quel materiale tirato insieme da Davide Tosetti, questo giornalista, e di comporre una specie di inchiesta giornalistica. Quindi è arrivato dopo la struttura per dare la forma a tutto quel materiale lì. In verità, in Ticino è stato preso molto seriamente, mi hanno preso anche come sociologa, antropologa e non so cos'altro, cosa che in effetti non sono. Tanti ci hanno creduto, sono convintissimi di avere conosciuto tutti i picchiatori che io ho messo all'interno del trattato, cosa che addirittura qualcuno si era sorpreso che i nomi non fossero veri. Cioè. Ecco, forse in Ticino il genere spoof non è ancora tanto conosciuto, mentre impazza letteralmente negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, ma in ogni caso è stata un'operazione molto riuscita, perché adesso, che ci abbiano creduto o no, ha attirato molta curiosità e quindi in qualche modo tu, partendo da una storia concreta, hai spaziato, appunto, uno potrebbe dire sociologicamente, uno potrebbe dire narrativamente, negli anni Ottanta. Ecco, ma Manuela, tu come te li ricordi gli anni Ottanta? Tu sei ancora abbastanza giovane. Te li ricordi o li hai vissuti, diciamo, dalla parte della giornalista, della scrittrice? Allora, negli anni Ottanta non ero ancora giornalista, comunque sì. Li ho riesplorati da autrice adesso mentre scrivevo questo romanzo, io continuo a chiamarlo romanzo, facendo un po' quel gioco che fece Perec, mi ricordo che, e quindi ho cercato di riattivare tutta la memoria. Premetto che io gli anni Ottanta dei picchiatori non li ho vissuti. Sono sempre stata una ragazza molto, diciamo così, vorrei dire selvatica. Non amo frequentare bar, non ho mai amato frequentare quei luoghi che descrivo, quindi ci sono finita un paio di volte per sbaglio, perché mia madre costringeva mio fratello a portarmi fuori, ma è successo due volte forse. Non ho mai visto una rissa negli anni Ottanta, non ho mai conosciuto un picchiatore negli anni Ottanta. Quindi per me è stato un bel tuffo in quel passato. Avevo sentito nominare i giovani picchiatori di Rosone, ma così un po' di sfondo, anche perché io sono del 71 ed erano piuttosto quelli del 65, erano quei 5-6 anni troppo vecchia per poter avere anche solo sentito da qualcuno davvero che le prese o che pure le diede. Non era. Poi è vero che invece, sempre per la questione che è difficile per un lettore distaccarsi dalla narrativa mascherata da realtà, molti mi hanno dato della ex picchiatrice, addirittura qualcuno, quando gli ho detto no, veramente io non c'entro niente, ho detto vabbè, sarai stata l'amorosa di qualcuno di questi. No, mio primo amoroso, avevo 21 anni, non c'entra niente, no, no, no. Quindi, ecco, anche le musiche che mi hanno citato, questo Matt, io ascoltavo Enrico Ruggeri, cioè, un altro mondo il mio, un mondo completamente diverso, anche se ho praticato karate, ma in modo completamente non violento. Non, diciamo, io sono abbastanza contro la violenza. Tuttavia non giudico questi ragazzi che alla fine hanno cercato di sopravvivere in un modo loro, anche se magari sbagliato, però. Certo, guarda, io ti devo dire, avendo letto il libro, che a me sono venute alcune reminiscenze, ma degli anni 70, perché io ho qualche annetto più di te, e io effettivamente le presi una volta proprio sul fiume Maggia, non so se era territorio di Losone o di Ascona, in una pseudo Woodstock ticinese, dove mi presero per i capelli a quel tempo lunghi, dei cosiddetti Hells Angels della Valle Maggia,
trascinandomi davanti al loro capo perché ero salito su una catena che delimitava il terreno, ma era di plastica e cedette. Poi mi lasciarono libero dopo l'intervento dei miei amici. Ma comunque, ecco, queste cose in qualche modo sono successe adesso. Chiaramente tu hai fatto uno spoof di ottimo successo, ma diciamo, da qualche parte nella memoria anche dei ticinesi queste cose sono accadute. Adesso quantificare sarebbe anche inutile, no? Tu hai scritto, diciamo, un romanzo camuffato, ecco. Come ti sei trovata come scrittrice che scrive un romanzo camuffato? Deve essere un'esperienza piuttosto, come dire, particolare. Allora, come autrice, come scrittrice, tra virgolette, è stato più facile, ma prima mi sono dovuta togliere i panni della giornalista. Il problema era quello, perché da giornalista all'inizio ho tentato di fare una cosa più seria, cioè quando mi sono ritrovata a dover scrivere delle biografie di picchiatori, mi sono anche detta, ok, provo a trovare dei picchiatori da intervistare. È stato praticamente impossibile, cioè c'era il fuggi-fuggi, nemmeno quel paio di vittime che avevo saputo, avevo riconosciuto il nome, lo sapevo che potevo magari pescare qualcosa lì, niente. Non c'è stato verso, e quindi ho dovuto rinunciare abbastanza velocemente. C'è uno che mi aveva risposto dicendomi va bene, ci troviamo, e dopo un inseguimento pazzesco, va bene, ci troviamo, però io ti confermo solo quello che già sai, cioè, non mi serve. Allora, che cosa è successo? È successo che io mi sono dovuta trovare a rinunciare alla verità. Cioè, e da giornalista è durissimo, perché uno dice no, io posso scrivere solo quello che è vero, e cominciare a inventare facendo finta che fosse vero è stato abbastanza sconvolgente. Diciamo, un puro narratore probabilmente non si pone dei limiti deontologici, diciamo così, no? Per quello che poi io tengo sempre a sottolineare che appunto ho inventato tanto, io non pensavo che ci credessero così tanto. In Italia non ci credono tantissimo, in Italia restano sul dubbio, capito? Restano sul dubbio, e quindi il gioco narrativo è divertente, no? Perché poi non lo svelo, e allora... Invece qui, volevo fare questo gioco, ma è vero o non è vero, è vero o non è vero? No, qua neanche a picchiarmi, sì. Allora, la difficoltà è stata questa, cioè la responsabilità della giornalista. Fin dove mi posso spingere, cioè mi sono inventata personaggi veramente che secondo me sono ovviamente finti. Cioè il corvo, che non si sa da dove viene, che è stato a Londra, menato in una metropolitana, che c'è ma non c'è, piace a tutti, ma è palesemente secondo me un'invenzione. Però vabbè, ecco, niente, no, non so cosa dire. Però sai, Manuela, l'esempio più conosciuto di questo genere è senz'altro James Ellroy, no? Che ha scritto fior di romanzi proprio mettendo anche nomi e cognomi di personaggi famosi, politici, attori conosciutissimi, e poi praticamente mettendoli in situazioni che potevano essere verosimili oppure no, ma li conduceva lui, no? Li conduceva lui. Quindi questo genere esiste senz'altro. No? Sto leggendo adesso Borges, Finzioni. Cioè, te lo dice pure mentre tu ascolti, dici, ma adesso qual è la parte vera e la parte finzionale? Aspetta, perché questo qui si crea praticamente un'enciclopedia di falsità, ma tutte così con le date, con tutto così preciso. Allora, una soddisfazione è stata dopo, l'ho ricevuta dopo. Questo essere sicuri e certi che i miei protagonisti siano realmente esistiti significa che ho fatto un buon lavoro di invenzione. Certamente. Sono riusciti, e allora ecco, questo mi ha gratificato, lo ammetto. Un po' di vanità. Manuela, grazie mille, ci ritroveremo senz'altro in occasione di un futuro o trattato o romanzo o un mix o chissà che, o un libro alla Finzione di Borges, che è il top naturalmente, e Chiasso TV, e io ti ringraziamo molto per questa bella intervista. Grazie a te Sergio, grazie Chiasso TV.